Salve a tutti, cari libri in pillolini, ben ritrovati a un vlog. Mi smentisco, forse questo è l'ultimo che farò da questo appartamento. Oggi vi parlo di una roba che con il canale ha a che fare sì e no, perché comunque, come sapete, ho portato un romanzo integrale di James Bond, Casino Royale, il primo mai scritto nel 52-53 da Ian Fleming, e in questo momento si sta rivoltando proprio, no? Così proprio, no? Nella tomba, così proprio. Veramente, per quello che stanno facendo con il nome di James Bond e il franchise. Oggi parliamo di una cosa che è uscita qui nel Regno Unito su Prime, è una roba di Amazon. Forse in Italia non l'avrete, forse non la tradurranno, spero per voi. È una roba totalmente inutile, inutile, inutile. Che veramente puzza, semplicemente. Inframmezzerò questo video probabilmente con il trailer di questa cosa, tanto non mi possono dire nulla, insomma. Ma voglio partire con il dire certe cose, poi magari vi doppio pure il trailer in italiano. Da dove comincio? Dal fatto che tutto ciò puzza. Perché Amazon aveva la possibilità, avendo acquisito i diritti di 007, di fare una serie, no? Di fare anche una miniserie, fai una stagione, due, con i diritti di Bond, quindi potendo fare veramente, finalmente, per esempio, degli episodi, no? Che fossero al 100% più o meno fedeli ai libri. I libri sono praticamente quasi di fantascienza, ci sono mostri, ci sono creature, robe strane, insomma. Però è interessante, visto che comunque la roba più terra terra l'abbiamo già avuta con i film belli di una volta, no? Con i primi film, soprattutto Sean Connery, insomma, eccetera. Fallo, fai Dottor No, no? E ci metti il granchio gigante radioattivo, oppure ci metti. Cioè, veramente ci puoi mettere qualsiasi roba stramba che c'era nei romanzi e che non è mai stata utilizzata. Blofeld, che in realtà quello c'era nei film, che si fa la chirurgia plastica e quindi ogni volta è diverso, no? Cambia etnia, cambia voce, cambia statura quasi. Veramente, che è una roba ovviamente che è un po' fantascientifica. Faglielo fare, fagli fare il lavaggio del cervello a Bond. Ci sono un milione di cose che potevano fare. No, cosa fanno? Il reality. Il reality. Schifoso, proprio puzzolente, maledetti, irreality. Ma poi irreality di cosa? Perché cioè, è bellissimo. Usi il franchise di James Bond per fare un programma dove comunque spendi un sacco di soldi, perché il budget di questo programma, lo vedrete dal trailer, è astronomico, e l'avrebbero potuto utilizzare per fare un'opera d'arte, per fare appunto un telefilm, un film, no? No, la catchphrase dice: What would you do for £1 million? Cosa faresti per 1 milione di sterline? Cioè, già qui, cosa c'entra con James Bond, per Dio? Cioè, ma James Bond nei film lavorava per denaro? Aveva alla fine un premio in denaro, vinceva la lotteria, no? Faceva il cacciatore di taglie, il cercatore di tesori alla Indiana Jones, che alla fine magari vendeva la reliquia, no? Oppure veniva pagato dallo. No! Cioè, non ha proprio senso! Non ha senso! Proprio non c'entra niente! Ma ci abbiamo messo che per guadagnare sto milione, questi poveri sfortunati concorrenti devono affrontare prove come quelle che affronterebbe James Bond. Ah, mi vorresti dire il comandante Bond della Marina di Sua Maestà, che poi è stato addestrato da agente segreto? Cioè, ma cosa vuol dire? Cioè, non ha senso! Per Dio, lui lavora per lo Stato! È un patriota nei film, lo dice sempre, per l'Inghilterra, per il Regno Unito, per la regina. Lui è un patriota, lui fa quel lavoro. Certo, gliene vengono dei privilegi, viene ben pagato ovviamente per fare l'agente segreto, ma non è che lo fa per soldi e basta. Cioè, è bellissimo, invece riduciamo 007 ai soldi, al reality dove si vincono i soldi. Quando 007 è sempre stato un personaggio interessantissimo. Perché essendo pure un antieroe fondamentalmente, è comunque uno che per la patria è pronto a sacrificare la vita, che è una roba che oggigiorno capisco che insomma
fa schifo, no? Che cosa da fascisti, no? Avere amore per la propria patria. Capisco, insomma, ovviamente vogliono spingere questo. Però è orribile, è veramente orribile, vedrete dal trailer. Basta, queste sono le mie parole in merito. Adesso vi faccio vedere il trailer. Provo a doppiarvelo pure in italiano, così vi viene da ridere. Ci provo, magari non mi riuscirà e lo vedrete in inglese o farò un voice over, ma spero di riuscirci. Basta, detto questo, io gli auguro veramente di fallire a questo programma perché è orribile, veramente è un'idea veramente cretina che non ha alcun senso, cioè l'avrebbero potuto fare con qualsiasi franchise e così invece no. Poi è bello perché è stato venduto dagli stessi produttori, quindi da britannici che hanno svenduto il loro prodotto, no? L'hanno svenduto ad Amazon per soldi e il risultato del programma è guadagnare soldi, che bello, eh? È veramente bellissimo, veramente, veramente. E meno male che come minimo è James Bond il personaggio che sarà sicuramente stato accusato di, oltre al maschilismo, anche di fascismo, capitalismo, schifo, eccetera, eccetera, e poi ci fa il programma dove fai guadagnare soldi. Fantastico, veramente terribile. Passiamo al trailer e poi finiamo il video. Grazie, grazie del vostro tempo e non so, vomitate con me. €1.000.000, amico, cosa non faresti? Ho inserito persone reali in un'avventura di James Bond. Ho posto 10 domande in giro per il mondo. Se li trovano e rispondono, vincono €1.000.000. L'unica cosa che si frappone sulla loro strada sono io. Ci riusciamo, fratello! Quel telefono sta squillando! Ciao! Ciao! La tua prossima domanda è a 2000 miglia di distanza. Dio mio! Per 25.000 sterline, scalatelo. Non posso crederci! Ma sono saltato da un elicottero da qualche parte nelle Alpi Svizzere e non sono mai stato nemmeno alla pista da sci di Ampi Bisenzio! Oh, ciao! Questo è De Vittarello, no? Questo è impossibile! Perché non ve lo giù? Tu sei malato! Il denaro è il premio. E questa avventura è stata la più grande che abbiate mai fatto in vita vostra. E ho appena iniziato. Cioè, ma è qui che si vincono soldi? Buon ganzo, zio!